fanno farmi domande alla mattina? Io sto veramente cercando di organizzare la mia vita, ma è un casino, non ce la faccio. Cioè, no. Buonasera, mi sono vestita e preparata per stare dove? Bravi, a casa, dove se no? E la cosa divertente è che i capelli mi sono venuti bene e stanno durando quando escono, mannaggia. Buonasera, sto leggendo e poi vado a struccarmi, che è la cosa che odio di più, ve lo giuro. Odio struccarmi, è noiosissimo e poi non ho mai voglia, anche perché tiro avanti per le lunghe, poi diventa tardi e ho sempre meno voglia. Cioè, veramente, io se potessi, cioè, andrei a letto così. Vabbè. Ho fatto queste storie perché volevo condividere con voi una cosa che sto facendo da circa una settimana e mezza, perché mi sono resa conto che nell'ultimo periodo sono un po' troppo pessimista. Ho detto basta, voglio pensare positivo, voglio essere positivo, più positiva nella mia vita, più ottimista, scusate, perché adesso ci si confonde, più ottimista, think positive, positive vibes. E quindi è da circa una settimana che sto scrivendo su questo taccuino ogni sera tre cose di cui sono grata. E ogni sera devono essere diverse. Vi giuro che mi sta cambiando lo sguardo. Veramente. Inizio ad apprezzare anche le piccole cose. Inizio ad essere contenta e felice nella mia vita. Più positiva nella mia vita. Ridere. Oggi ho visto su TikTok un video di una persona che chiedeva quali fossero le frasi. Lui le chiamava tipo a doppio senso per conquistarlo, conquistarla. Comunque le frasi più imbarazzanti di avere le frasi denti. E ce n'erano alcune tipo, ma per caso hai fatto il bucato? Cioè, immaginatevi la situazione, no? Che ne so, magari siete in discoteca e vi si avvicina uno e fa, ah, per caso hai fatto il bucato? E ci fa, che? No, perché mi hai steso. La tua bellezza è più alta del prezzo della benzina. Piacere, Tora, esplora. Sono davanti al computer, sto studiando e sto cercando di organizzare il casino della mia vita. Poi ultimamente ho la testa tra le nuvole e la Nadia non perde occasione per rinfacciarmelo, però vabbè. Sono qui perché volevo condividere con voi un mio pensiero filosofico che ho formulato ieri sera prima di andare a letto. Già, stavo ragionando sul fatto che io quest'anno faccio 20 anni. Già, diciamo a bassa voce perché si sa mai. E questa cosa mi ha molto turbato, perché io non sono più un adolescente, cioè, sto diventando adulta, grande, cioè, questa cosa mi ha un attimo destabilizzata. Però effettivamente pensandoci, quando avevo 11-14 anni, vedevo gli universitari, 20 anni, come gente adulta, grande, che poteva fare figli, mettere su famiglia, insomma, invece eccomi qua. Sembro un adolescente, ma nemmeno. Sembro tipo quei boomer cinquantenni che si fanno le foto così, che dice sono vecchia, sto invecchiando, guardate che si va avanti con gli anni. Però in realtà capisco che sto un po' invecchiando, cioè un po' sto diventando più. Io adesso, ragazzi, sui social seguo le mamme, chi fa vedere la casa, chi si deve sposare. Cosa sta succedendo?